Buongiorno, io volevo sapere. Ciao. Ciao. Io volevo sapere tecnicamente come hai realizzato questo film, cioè girare per tutto il tempo, chiaramente uno spazio così angusto e limitato, quindi insomma ti ha creato dei problemi a livello tecnico, forse hai dovuto, diciamo, crearti dei marchingegni per poter gestire la cinepresa, non so, dimmi tu. Lo primero que tienes que hacer es olvidar el sentido común. Si usas el sentido común, estás muerto. Si usas la lógica, estás muerto. Porque la lógica te dice que es imposible hacer la película. Entonces, sigues fundamentalmente tres pasos. El primero, no pensar en la caja. Si piensas en la caja, te concentras en las restricciones, en las cosas que no puedes hacer. Y tienes que poder hacerlo todo, con absoluta libertad. Entonces, tienes que enfocarte en la historia en sí misma y en las emociones con las que quieres sacudir al espectador. En segundo lugar, buscas las herramientas cinematográficas adecuadas para crear esas emociones, pero no renuncias a nada. Es decir, yo planifiqué la película como si sucediera en la ciudad de Nueva York, como si fuera un thriller que pasaba en las calles de Los Ángeles, o en una jungla o en un planeta gigantesco. Si necesitaba hacer un plano con grúa para crear una determinada emoción, no renunciaba a ello. Si quería hacer un traveling de 360 grados alrededor del actor, no renunciaba a ello. Si necesitaba cámara al hombro para crear una energía muy violenta y transmitirla a una secuencia, aunque sea imposible conseguirlo dentro de una caja, no renunciaba a ello. Y por fin el tercer paso, que es cómo lo haces posible dentro de una caja. Y entonces es cuando aparecen los problemas y los tienes que resolver uno por uno, para que no haya restricciones. Así que diseñamos y construimos siete cajas diferentes, con diferentes necesidades técnicas, para que todos los ángulos y movimientos de cámara fueran posibles. Una de ellas tenía paredes móviles que podían levantarse y colocarse conforme la cámara avanzaba. De manera que lo que tú ves delante de la cámara es correcto, el actor cerca de la lente y la pared opuesta, pero cuando avanzas y giras, siempre sigues viendo la pared opuesta y no sabes cómo está sucediendo. Y está sucediendo en tiempo real, lo hacemos mecánicamente. Otro era más alargado para conseguir efectos de perspectiva o hacer travelings dentro de la caja. Otro podía girar. Otro estaba especialmente reforzado para que Ryan pudiera empujar tanto como fuera posible y fuera creíbles las toneladas de peso de arena y de aquí. En fin, todo aquello que permitía hacer los planos imposibles que hacían posible una película imposible. Allora, innanzitutto ti devi dimenticare del buon senso, perché se ti metti lì col buon senso non vai da nessuna parte. La logica ti dice ovviamente che è possibile farlo e per eludere quindi la logica bisogna fare ricorso a tre passi. Primo, innanzitutto, è non pensare che ti stai muovendo nell'ambito di una cassa e quindi altrimenti se ti focalizzi sulla cassa ti vengono subito in mente tutte le restrizioni, cose che non puoi fare e invece devi sentirti assolutamente libero di muoverti. E quindi tutta l'attenzione deve vertere sulla storia e sulle emozioni che vuoi che scuotano lo spettatore. Il secondo punto è quello, il secondo passo è quello di andare alla ricerca di tutti i mezzi e tutti gli strumenti possibili che ti offre il cinema. E infatti ho pensato di pianificarmi le cose come, non come se mi muovessi all'interno di una cassa, ma piuttosto come se fossi in una strada di Los Angeles o nel bel mezzo di una giungla. E in tal modo se volevo girare con un carrello potevo farlo, se volevo fare il traveling a 360 gradi ugualmente non ci dovevo rinunciare, se volevo avere la macchina a spalla per poter avere determinati effetti, anche a questo non dovevo rinunciare. Terzo passo è come rendere possibile tutto questo all'interno di una cassa. Quindi dal momento che tutto questo deve effettivamente svolgersi all'interno di una cassa, ci sono dei problemi che vanno risolti, ma i problemi li ho risolti uno alla volta, uno per uno. E a tal fine abbiamo progettato e costruito sette casse, ognuna serviva ad assolvere dei bisogni diversi, in modo tale da consentire tutti i movimenti di macchina. Ad esempio c'era una cassa con le pareti mobili, in modo tale che la camera potesse avvicinarsi e avere anche dei primi piani.
un'altra e pertanto avanzare, avvicinarsi e vedere sempre la parete opposta, un'altra bara più lunga per consentire il movimento del traveling, un'altra che era rotatoria, poteva girare, un'altra rinforzata in modo tale che consentisse all'attore di dare tutte le botte che voleva contro le pareti e anche per consentire la caduta del peso della sabbia, e tutto questo mi ha consentito di rendere possibile ciò che era impossibile.